Due fritelline le mangereste volentieri? Sta per arrivare il carnevale, pian pianino entra nelle nostre case, nei nostri contesti di vita. Ve le porterei volentieri a casa, ve lo giuro, però sarebbe veramente un'impresa impossibile, anche perché comunque bisognerebbe mangiarle calde, al massimo tiepide. Facciamo una cosa, io vi insegno la ricetta, una ricetta ad hoc, e poi voi la riproporrete e poi le assaggerete e mi farete poi anche sapere se queste frittelle vi piacciono, e io lo spero veramente. Per fare queste frittelle gli ingredienti sono molto semplici e poi soprattutto è molto veloce prepararle, perché poi dovremo fare una pastella, lasciarla da parte, tagliare le mele a fette e poi friggerle in olio bollente. Cominciamo già rapidamente con un uovo. Non so poi se si vede in camera, comunque sta nevicando, ma non preoccupatevi perché sono molto incappucciato, anche se non ho il cappuccio sono bello gonfio e spumoso come gli albumi. Poi vado con lo zucchero, un cucchiaio colmo. Per rendere la pastella profumata, perché secondo me il segreto per avere delle frittelle buone è anche avere una pastella buona, profumata, che sappia di qualcosa, io utilizzo la bacca di vaniglia, però sapete che sono fanatico della vaniglia, no? Però al posto di inciderla come faccio di solito e togliere appunto i semini, che poi mi restano tutti questi baccelli svuotati, che o faccio zucchero vanigliato oppure faccio un'altra cosa. Quella che sto facendo in questo momento è quello che faccio appunto di solito se ho dei resti di vaniglia in bacca che non so come utilizzare, no? Ecco, per aromatizzare una pastella non servono i semini. Prendete il baccello svuotato e magari lo tagliate anche a metà, così, ecco, lo spezzettate e lo lasciate in infusione. Praticamente profumerà ugualmente la vostra pastella senza così essere quasi troppo invadente la vaniglia, no? È un buon metodo che secondo me dovreste adottare appunto per così non buttare via niente, perché il baccello di vaniglia, visto che la vaniglia comunque non è che sia proprio economica, non va buttato nel cestino, si riutilizza. Mezza bustina di lievito, quindi circa 8 grammi su 16, per gonfiare un po' la pastella, così. Vado con un po' di farina e alterno farina con dei liquidi. Aggiungo un po' di latte. Adesso metto anche un po' di acqua fredda, non solo latte ma anche acqua, per avere una pastella migliore. L'acqua fredda nel mio caso non ho nessun problema, appunto perché sono le 4 passate e fino a 2 secondi fa nevicava, però magari voi mettetela in frigo l'acqua, oppure addirittura in freezer per quei 10-15 minuti e siete a posto. Un po' di cannella sempre per profumare maggiormente la pastella, e poi mela e cannella spaccano insieme. Goccino di rum, il rum o anche grappa, volendo potreste mettere, aiuterà a rendere il fritto meno fritto, cioè nel senso sembrerà quasi che non siano fritte, anche se sono fritte quindi buone. Cioè sgrassa un po' l'alcol il fritto, ok? Quindi è necessario, mettetelo, io metto un bel bicchiere, 50 ml di rum in questo caso, oppure appunto grappa. E poi mi stavo dimenticando una cosa, mi è venuto in mente adesso, che non bisogna mai dimenticare nei dolci, il pizzico di sale. Perfetto, allora la pastella è pronta, teniamola da parte. Adesso prendiamo le mele. Chiaramente le sbucciamo e poi le tagliamo a fettine, rimuovendo il torsolo anche. Se non avete il cavatorsoli, non mi veniva la parola, basterà comunque che voi tagliate le mele a rondelle, no? E poi rimuovete la parte centrale con o un coltellino, oppure anche con tipo, sapete quei tappi delle bibite gassate ad esempio, che sono abbastanza grossi e resistenti, voi praticamente coppate, no, con questo tappo il torsolo e dopo si rimuoverà facilmente.
La mela che utilizzo, lo sapete ormai, è la mela Arenetta. Perché? Perché è la mela perfetta per la cottura. Non potete fare magari appunto le frittelle con delle mele troppo acquose. Questa qua sarà perfetta perché poi dentro saranno cremose, capito? E poi possiamo definirla anche la mela più salutare, la mela Arenetta? È la più ricca di antiossidanti, la più ricca di vitamine, la più ricca di sali minerali e anche ricchissima di polifenoli, quindi c'è veramente un pool di antiossidanti, un pool di benefici. Tagliamo le mele a fette abbastanza spesse, circa 6-7 fette da una mela devono uscire, ma poi dipende chiaramente dalla grandezza della mela. Allora adesso un segreto per avere una bella frittella di mele, secondo me, è quella di mettere un po' di farina, poca. Le infariniamo proprio, no? Come quando fate, non lo so, le scaloppine. Allora, perché ho messo qua la farina? La metto di nuovo qua, che tanto non cambia, no? Infarinandole si creerà una sorta di pellicola che renderà il fritto un po' più croccante. Cioè la frittella di mela... come dire, sì, sarà un po' più croccante perché questa farina impedirà alla mela di far fuori uscire troppa umidità una volta che poi le scolate. Aspetta che ne metto ancora però un po', perché comunque sono 3 mele. Calcoliamo la dose per 4 persone, poi lo sapete che sul blog ci sarà, no, la come si chiama, il convertitore per regolarvi con le quantità in base a quanti siete. Ok, ci spostiamo a friggere adesso. Temperatura ideale dell'olio 170 gradi, se non avete il termometro, solita storia, o prova a stecchino, quindi quando ci sono queste bollicine attorno al legno significa appunto che l'olio è pronto, altrimenti fate il test con una frittella. In questa padella qua, visto che è abbastanza larga, io cuocio 4 frittelle alla volta e poi dopo un minuto le giro. Questa qua ad esempio è già bella dorata, vedete? Poi pian piano giro tutte le altre. Sono già belle croccanti, bellissime. Allora, so che sembreranno unte così all'aspetto perché le vedete molto dorate, ecco, non sono unte ma sono caramellate, questo grazie allo zucchero nella pastella e grazie anche al rum. Praticamente la caramellatura renderà questa pastella anche molto croccante rispetto che magari quelle pastelle che sono molto anche, come posso dire, un po' troppo morbide, no? Troppo soffici. A me piace la frittella di mele croccante fuori e morbida dentro. Prova assaggio. No. Croccante fuori e morbida dentro, come promesso. Sembra proprio una crema dentro. E all'esterno invece la parte croccante che tutti noi un po' ci aspettiamo. E non sempre si trova. Tac tac per altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e questo lo dico anche magari per chi già si è iscritto, attivando la campanella vi arrivano tutte le notifiche ogni volta che arriva un nuovo video, che condivido insomma un nuovo video, e poi andate qua per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Sappiate anche che questa ricetta sarà online sul sito di Melinda pure. Ringrazio appunto Melinda, che è stato lo sponsor di questo video, per aver collaborato con la Arenetta DOP. E poi invece ringrazio voi per averlo visto. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Melinda, mi piace di più.